Salve, Miserabile, miserabile sei, tu sei un miserabile. Pezzi di merda, guarda, pezzi di merda, pezzi di merda. Il grande conoscitore di calcio, quello che sa tutto sul calcio, ma capisci cazzo, non capisci, sei proprio un tacchino. Cara Donatella, quattro fischioni stasera ti hai preso, quattro fischioni. Siete una banda di pippa, l'ho sempre detto, siete una squadra di merda proprio, siete una squadra proprio di merda, di ridicoli, handicappati proprio. La solita Inter, si è visto. Questa sera abbiamo visto la solita Inter di merda. Ha fatto tutte le partite che ha vinto in campionato, l'ha vinta perché ha incontrato squadrette di merda. 1-0. Ha sculato, perché ha sculato Locadillo, ha vinto la partita a culo. Come ha incontrato una squadra un po' discreta, ha preso quattro fischioni. Quattro. Perciò muto, muto, devi stare. Tanto alla fine, pure con l'allenatore di merda che abbiamo noi, con l'allenatore di merda e con le figure di merda che abbiamo fatto, alla fine noi, anche con Allegri, che gli hanno dato fiducia, purtroppo gli hanno dato fiducia, la società, ma io sono convinto che con Allegri, anche con Allegri, alla fine ve scavarcamo, perché siete una banda di pippe, una squadra di merda, una squadra di merda, fate ride, fai ride tu, ieri si è presentato con la girata, a che serie, come al solito, siete ridicoli, insomma. Mancini ha musato proprio, era diventato proprio tutti i colori, ormai non si riconosceva più, non quadravano ogni tanto, ma stava tutto. Ma dai, io sua regà, cioè la squadra non ci sta, non ci sta, voglia che vuoi. L'unico che si salva è Icardi, che poi fatalità è l'unico che manda avanti sta baracca. Dice, ma io, questo non capisce niente, io ve l'ho detto che Icardi è una pippa mugliare, è l'unico che riesce a segnare, è l'unico che riesce a tirare avanti questa baracca di merda che ci avete, perché senza quella, a quest'ora, tanto cazzo sta, l'altro anno 22 ha fatto, e va salvando un sacco di partite, sono stato in Serie B, allora l'altro anno gli abbiamo dato roba come una trentina di punti, 35 punti, quest'anno stanno a 10 punti avanti, ma alla fine li scavalchiamo, li superiamo, perché la figura di merda sarà, questa sarà una delle prime figure di merda, perché non, mica mi dice qui. A Fiorentina, adesso è il secondo tempo, hanno fatto il gol, ha segnato Icardi, hanno fatto due sole incursioni in area loro, sono spariti, come loro piavano la palla venivano attaccati, non uscivano più dall'area, non proprio non seguono più. Insomma, ragazzi, si sono montati alla testa, questi si sono montati alla testa, hanno incontrato il Carpi, Chievo, il Milan che ancora non sta tanto bene, poi gli altri hanno incontrato l'Atalanta, sono tutte squadre mediocri e hanno vinto a culo, tocca dirlo perché stanno là davanti, a culo, state lì davanti a culo, ha capito? Ridicolo, a ridicolo, state là davanti a culo, tu non ci capisci un cazzo, tu sei l'ultimo su YouTube, non c'è la voglia che fai il deficiente, che sei ricanate viva perché sei indeficiente, come Gemma del Sud. Vi ricordate Gemma del Sud? Poi Gemma del Sud faceva milioni di visite, milioni, un milione a video, ogni visita, ogni video faceva un milione di visite. Questo fa 10.000 visite, sì o no, un video, e se sente il re di YouTube, io conosco tutto, io sono qua, io sono live. Tu non ci capisci niente, sono dove il cazzo di cornetto, ecco, suona, ora suona, metti il culo e fa e suoni. Quattro scoppolette a casa. Oh, Fiorentina, no, no, no. Siete una squadra di merda, io l'ho detto. E approfittatene, perché quest'anno non ci avete coppe, non ci avete un cazzo, perciò ne dovete approfittare. Ma se non vincete quest'anno, non vincete più perché siete handicappati. È una squadra handicappata, ha capito? Tacchino. Tacchino. Tacchino.